Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ferrara Focus, filo diretto con l'attualità, le inchieste giornalistiche, lo stile nell'informazione, il premio Estense per la prima volta in versione digitale. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti che saluto e ringrazio per essere con noi Guido Gentili, direttore editoriale del Sole 24 Ore e presidente della giuria tecnica del premio Estense e Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, che è il vincitore del premio Granzotto, uno stile nell'informazione. Buongiorno. Grazie Buongiorno. dell'invito. Grazie a voi per essere con noi. L'edizione del 2020 del Premio Estense è entrata nel vivo il 13 giugno scorso con la scelta dei quattro titoli finalisti tra una cinquantina di volumi che si sono presentati quest'anno. I finalisti sono Cacciateli di Concetto Vecchio, edizione Storia Feltrinelli, Veleno, una storia vera di Pablo Trincia, Einaudi editore, Sospettosi di Silvia Bencivelli, Einaudi, edizione Einaudi, e Fortissimo di Alberto Senigallia, edito dalla Fondazione Accademia Perosi. L'obiettivo del premio, che è alla sua 56esima edizione, è quello di valorizzare il giornalismo di qualità. Direttore Gentili, quest'anno si è scelto in particolare, con la quartina dei finalisti che vi ho appena elencato, di premiare un giornalismo che fa un lavoro di ricerca e di inchiesta sostanzialmente. Sì, ovviamente sono libri diversi tra loro. Tre sono veri libri, diciamo, di inchiesta, anche se con modalità diverse, ma sono libri di inchiesta. E un altro è un libro che è un'inchiesta molto sui generis, cioè è un viaggio nella musica, quello fortissimo. E sono libri, diciamo, che calzano a pennello con quelli che sono i presupposti del premio Estense, e la discussione che abbiamo avuto è stata una discussione molto interessante, perché i libri in cui erano, si sono presentati alla finale per questa quartina erano 50, quindi erano tanti libri, e quindi, a parte, diciamo, l'impegno che la giuria tecnica ha avuto nel leggerli in precedenza, poi la discussione è stata molto, molto intensa, molto accesa. Ovviamente alla fine si è votato, si è raggiunta, diciamo, un'ampia maggioranza per questi libri, ma c'è stata dietro una discussione molto interessante anche con altri libri che erano meritevoli di arrivare in quartina, ma poi ovviamente diciamo, la giuria poi deve fare una scelta, e quindi è stata un'edizione davvero tra le più interessanti di questi ultimi anni. Un'edizione che in qualche modo mette al centro dell'attenzione un lavoro giornalistico così di qualità, anche se si tratta di tutti i lavori precedenti all'emergenza Covid, però quest'anno forse più che in altre edizioni si è voluto premiare questo tipo di lavoro. Sì, sicuramente è così. Si è voluto premiare dei libri, appunto, dei libri di inchiesta, dei libri molto, diciamo, molto mirati, molto centrati sulle storie che raccontavano. E dico storie, ma ovviamente parliamo di dati di fatto, parliamo di inchieste. Ce n'è uno in particolare, quello di Silvia Bencinelli, Sospettosi, che riguarda, diciamo, l'atteggiamento degli italiani con la scienza, che pur essendo stato scritto ovviamente prima di quella dell'emergenza Covid, in qualche modo, diciamo, è ricompreso, diciamo, in questa attualità. E quindi il tema, per esempio, degli italiani e della scienza, così come quello della giustizia per quanto riguarda il libro Veleno, o diciamo, sulle migrazioni per quanto riguarda il libro Cacciateli, insomma, prendono, diciamo, sono angoli diversi, ma prendono storie e problemi che diciamo sono comunque di grande attualità. Nella giornata di sabato 13 giugno è stato anche assegnato il premio Granzotto, uno stile nell'informazione. È stato assegnato a lei, Massimo Franco. Di questi tempi è un po' una responsabilità rappresentare lo stile nell'informazione. Beh, speriamo non sia una colpa, innanzitutto. Devo dire che naturalmente è una cosa che fa molto piacere, totalmente in attesa, e credo che ci riporti anche un po' a quello che diceva Guido Gentili sulle storie, no?
In realtà poi i giornali, diceva qualcuno, sono le prime bozze della storia, che vuol dire ci possono essere sbavature, imprecisioni, macchie, però senza quelle bozze poi probabilmente la storia è più difficile da ricostruire. Ecco, credo che poi il nostro problema sia quello di cercare di fornire queste bozze con meno macchie possibili, ma non soltanto in termini tipografici, ma anche in termini di credibilità, che sappiano sempre i lettori. E non ci manda nessuno tranne la nostra capacità più o meno positiva di analizzare le cose, di raccontarle, possibilmente anche di capirle. Lo stile nell'informazione oggi, secondo lei, che cos'è? Ma lo stile dell'informazione credo sia abbastanza sempre lo stesso, e cioè lo stile, a mio avviso, è quello che poi è sostanza, non è soltanto un fatto formale. Di attenersi alla realtà e di non piegarla a quello che ci interessa e che ci piace che sia. Quindi c'è una forma di rispetto verso la realtà, che è una forma di rispetto anche nei confronti dei lettori e del nostro lavoro. Quindi credo lo stile debba essere quello di tenere conto di tutte le idee, soprattutto di quelle che non condividiamo, e di esporre nel modo più obiettivo possibile, in modo tale che poi sia il lettore a farsi un'idea di quella che è la realtà. Noi cerchiamo semplicemente di dare gli elementi per valutarla nel modo più corretto e meno fazioso possibile. Credo che lo stile poi sia questo, un'onestà intellettuale. L'edizione di quest'anno, dicevamo, è stata un'edizione particolare che ha dovuto fare i conti con l'emergenza Covid, dibattito tra i giurati in videoconferenza, conferenza stampa in streaming sui social e sul web. Sono stati appunto i primi passaggi di questa evoluzione digitale, di una manifestazione che avrà a settembre come suo momento conclusivo la premiazione al Teatro Comunale di Ferrara. L'essere digitale, però, ha spiegato il presidente del premio Gianluigi Zaina, non sarà solo una soluzione, diciamo, adottata per far fronte alle misure anti-Covid, ma dovrà diventare un modo per far uscire il premio anche fuori dalle mura della città di Ferrara. Abbiamo deciso col consiglio della Fondazione e supportati anche da Confindustria Emilia di scegliere questa strada in maniera decisa, netta, radicale, di dire noi lo vogliamo fare premio quest'anno. Era una scelta che non era così facile, oggi sono contentissimo di averla fatta e anzi diciamo che Covid ci ha accelerato in questa direzione che comunque dovevamo prendere prima o poi. Ci ha forzato a farla in maniera decisa, in maniera assoluta, dicendo qualsiasi cosa che accada su settembre, noi il premio lo vogliamo fare in maniera innovativa, digitale e farlo uscire da Ferrara. Farlo uscire da Ferrara per farlo conoscere perché è un premio molto consistente, preciso, bello, ha avuto una continuità inossidabile in questi più di 50 anni, mantenendo un livello di qualità sia nelle scelte che lo stile in generale proprio dell'evento veramente molto alto. Questo grazie a tutti i miei predecessori che sono stati tutti veramente bravissimi e non hanno, diciamo, mai fatto deviazioni o approssimazioni. Quindi l'eredità che mi arriva è importante. Però devo portare questo premio Estense anche a una dimensione attuale, non possiamo dire che lo spazio virtuale, lo spazio digitale sia uno spazio che ormai è secondario, diventa uno spazio importante. E attraverso tutta la tecnologia streaming delle riprese come queste possiamo arrivare lontano e il premio lo merita. Lo merita anche la città, perché la città è una città meravigliosa che l'ha sempre accolto, ha sempre goduto questo premio, ma oggi deve cominciare a preoccuparsi di raccontarlo anche a Milano, raccontarlo anche a Roma, al Salone del Libro. E quindi il percorso nostro è quello di spostarci da qui per andare a far conoscere Ferrara ovunque e questa qualità di questo premio. Ecco, il digitale nel periodo dell'emergenza ha ricevuto una ulteriore spinta, rappresentando una delle principali modalità di accesso all'informazione per la maggior parte degli italiani.
Un'informazione però nella quale la fiducia degli italiani, come dimostra anche una ricerca recentemente pubblicata e condotta dalla Reuters, è in costante calo. Certamente l'emergenza in questo senso non ha aiutato. Direttore Gentili, stamattina mi sono imbattuta in una sua intervista di 2 anni fa in cui lei parlava del lancio della nuova veste grafica del Sole 24 Ore, parlava di sintesi, selezione in mezzo a troppa informazione di cattiva qualità e fake news. Mi sa che siamo ancora peggiorati. Beh, sì, capitò 2 anni fa, perché quando lanciammo un restyling che non era però solo grafico, ma era, diciamo, un primo tentativo, diciamo, di reinterpretare, un certo modo di fare giornalismo, e quindi, specializzazione, selezione e sintesi, perché di informazione non ne abbiamo moltissima, anche troppa per certi aspetti. Basta, diciamo, soffermarsi sui social media, e non più oltre, diciamo, la televisione, la radio. Insomma, sappiamo che, diciamo, l'informazione arriva da ogni parte. Più difficile è selezionarla, ma è un compito indispensabile, perché dobbiamo immaginare di far leggere i giornali, quelli di carta, da un lato, ma anche per chi invece fa la scelta di stare sul computer, sugli smartphone, eccetera. Dobbiamo dare l'opportunità di una scelta, innanzitutto di una selezione, perché la gente non ha tempo, diciamo, per poter passare, diciamo, delle ore di fronte a uno smartphone. E quindi, c'è un tentativo, e ci deve essere sempre di più, secondo me, uno sforzo per selezionare l'informazione, evitare le famose fake news, cioè le notizie non veritiere, che poi rimbalzano sui social media e hanno un effetto dirompente sul giudizio della pubblica opinione, per quanto riguarda l'informazione e chi fa informazione, come i giornalisti. E quindi è un momento particolarmente delicato. La crisi ha accentuato, alcuni problemi che i gruppi editoriali già affrontavano da qualche anno, ma questa è anche l'occasione, così come lo è stata per il premio Estense, in qualche modo, di ritrovarsi in una nuova soluzione digitale. È, diciamo, l'occasione, è stata anche per noi giornalisti l'occasione di, diciamo, arrivare a un'organizzazione diversa del lavoro. Quando parliamo di smart working, oggi i giornali, diciamo, hanno utilizzato questa formula con molta efficacia anche, e spazzando via anche dei dubbi iniziali sul fatto che poi ci sarebbe stato un calo di impegno, un calo di tensione giornalistica. Invece questo non lo è stato, e quindi questo è un dato positivo. Però dobbiamo cercare di andare oltre, perché poi, passata questa fase emergenziale, dovremo tornare a fare i conti con la qualità dell'informazione, e quindi la necessità di selezionarla e la necessità di offrire un'informazione, come diceva prima Massimo Franco, un'informazione credibile, perché altrimenti non andiamo da alcuna parte. Ecco, torno da Massimo Franco, appunto in questa situazione come si fa a sostanzialmente salvare un po' la faccia dell'informazione e anche ricucire quello strappo e quella distanza che rischia di crearsi e di diventare sempre più ampia con la gente, con la quotidianità? Ma credo che si faccia facendo bene il proprio mestiere, facendo in modo che questa fase di emergenza, per paradosso, cacci via le cattive notizie e faccia recuperare un senso dell'informazione più credibile e corretta. E se noi ci pensiamo, il coronavirus, nonostante i virologi abbiano fatto tutti gli sforzi per apparire litigiosi quanti politici, hanno fatto riscoprire la competenza, hanno fatto riscoprire il valore di un medico, di un infermiere, di chi ha una professione. Quindi sono stati in qualche modo esaltati tutti i protagonisti di lavori che sono professionali. E questo dovrebbe valere anche per il giornalismo. Io credo che, tra l'altro, questo fatto dei collegamenti a distanza abbia giovato anche ad alcune trasmissioni televisive, le quali magari in passato si caratterizzavano oppure degeneravano in scontri polemici un po' fini a se stessi, e
Ho visto che invece in diverse trasmissioni questa lontananza fisica ha permesso anche di privilegiare di più il ragionamento rispetto al passato. Credo che, tra l'altro, rispetto al giornalismo come l'abbiamo conosciuto e come lo stiamo conoscendo, ci sia un elemento da sottolineare. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Guido sul fatto che i giornali, per forza di cose, perché abbiamo un lettorato di carta che è molto anziano, dovranno sempre più puntare sul digitale e sarà un digitale sempre più di qualità se si vuole vincere la sfida. In questo caso credo che sia importante avere questo tipo di giornalismo anche perché i rischi della rete sono già abbastanza evidenti. Il rischio dell'autoreferenzialità, di una radicalizzazione delle posizioni che è provocata da questo fatto di riconoscersi tutti sulla rete, beh, è un pericolo da evitare a tutti i costi, anche perché dobbiamo pensare che nei prossimi anni le guerre si batteranno e si combatteranno sulle pandemie e sugli attacchi informatici. E quindi bisogna assolutamente che si preveda la conseguenza di questa evoluzione del sistema informativo, che ormai è un sistema informativo multimediale, anche facendo in modo che i lettori sappiano dove scegliere, che cosa scegliere e non essere fuorviati da operazioni che spesso potrebbero essere operazioni che tenderanno a ridurre il controllo, a ridurre le barriere della democrazia rispetto a chi vuole in qualche modo distorcere la realtà per operazioni inconfessabili. Ecco, la ricerca che citavo prima di Reuters sulla fiducia nell'informazione mette in evidenza un altro aspetto, secondo me interessante. Cioè, da un lato gli italiani hanno fiducia in un certo tipo di testate, al primo posto c'è l'ANSA, poi seguita da Sole 24 Ore, Sky TG24, Rai News e il Corriere della Sera, Repubblica. Però poi dimostrano di scegliere di seguire, di informarsi soprattutto su altri tipi di testate rispetto a quelle che hanno reputato così più autorevoli. Direttore Gentile, secondo lei come mai c'è questa discrepanza? Cioè, diamo fiducia a certe testate, però poi ne leggiamo altre. Beh, questo diciamo, come dire, l'opinione pubblica non è diciamo, un dato statico e soprattutto è fatta di tante singole preferenze individuali diciamo, dei lettori, siano essi su carta, siano invece dei lettori sul web. Quindi diciamo, mi sembra naturale che ci sia diciamo, da questo punto di vista, come dire, il segno di una grande libertà di scegliere, di grande curiosità a volte è solo semplice curiosità, a volte si va su un terreno diverso da quello di cui si va abitualmente o da quello di cui diciamo, viene coltivato diciamo, per motivi professionali e quindi diciamo, sotto questo profilo non vedo diciamo, un grande problema. Il tema è che gli editori, secondo me, da un lato, ma gli stessi giornalisti dall'altro, forse un po' troppo in ritardo sono intervenuti, cioè, comprendendo quella che era la sfida in atto. Ad esempio, parlo dell'informazione che per lungo tempo è stata sostanzialmente, a parte le copie vendute in edicola dei giornali, largamente, gratuita, secondo me è stato un errore fondamentale, perché un'informazione di qualità ha bisogno anche del supporto delle vendite e quindi ha bisogno anche del supporto del pubblico che è motivato ed interessato a una ragione d'acquisto, sia questa in edicola, sia questa con un abbonamento, ad esempio, alle copie digitali sul web. Quindi siamo partiti un po' in ritardo, devo dire che c'è anche però anche delle luci di speranza, perché quello che è stato fatto negli Stati Uniti, dove la grande stampa americana, a partire dal New York Times, Washington Post e Wall Street Journal, su questo terreno, diciamo, ha cominciato a tracciare una strada anche profittevole. E quindi ci sono molti, ormai milioni di abbonati ai prodotti
sul web, e questo, diciamo, è un segnale che ci conferma che, appunto, se si fa della buona informazione, sia questa che va sul canale della carta, sia quella che va sul canale web, beh, è ben ripagata dall'attenzione dei lettori e consente anche di fare ancora investimenti sulla qualità dell'informazione e del giornalismo. Ecco, in questa emergenza in particolare l'informazione ha avuto un ruolo fondamentale legato anche proprio alla quotidianità delle persone, insomma, quello che dovevamo fare il giorno dopo lo apprendevamo dagli organi di informazione, dalla stampa. Spesso però questi sono stati accusati di dare notizie magari contrastanti, infondate, addirittura false. Massimo Franco, la responsabilità però non è stata solo dei giornalisti, in particolare in questa occasione. C'è una responsabilità un po' più ampia di come è stata la comunicazione durante l'emergenza? Sì, direi proprio di sì. Noi ci siamo limitati a registrare i pareri autorevoli e a volte un po' meno autorevoli, comunque contrastanti, degli esperti. E quindi devo dire, anzi, i giornali e le televisioni sono stati molto contenti di vedere che c'era un recupero della professionalità. Il problema è stato che poi il messaggio che è arrivato da queste stesse persone è apparso abbastanza controverso, per cui non si capiva più bene cosa si dovesse fare. Se a questo aggiungiamo un governo che è stato colto, come tutti i governi occidentali, di sorpresa e che è stato all'inizio molto pasticcione ed ha sommato alla difficoltà oggettiva di questa pandemia un contrasto tra livelli di governo, tra Stato nazionale e regioni, beh, abbiamo visto che effettivamente c'è stata alla fine una certa cacofonia. Credo che il fatto che la gente poi tenda ad informarsi su testate, su siti diversi da quelli che poi invece indica come preferenziali, dipende dal fatto che in fondo col web i giornali sono come la televisione, il lettore fa zapping, salta da un sito all'altro cercando di trovare quello che risponde meglio alle sue esigenze. E questo credo ponga un ulteriore problema ai giornali, perché il tema sarà quello di fidelizzare sempre più i lettori, cioè fare in modo che la scelta diventi, non dico definitiva, ma una scelta costante per la propria testata. E questo credo dipenda molto dalla attendibilità e dalla credibilità che si ha. Per quanto riguarda proprio la pandemia, credo che anche in questo caso il problema sia quello di dare un'informazione il più possibile coerente, che segnali perfino alle persone considerate più competenti quali sono i limiti entro i quali un discorso così contrastante su quello che bisogna fare può, per paradosso, ridare fiato ad un dilettantismo scientifico che ha portato poi a tanti ritardi, ad una impreparazione sul territorio ad affrontare la pandemia e a movimenti antiscientifici ed oscurantisti come quello contro i vaccini. Questa rivoluzione digitale che c'è stata in particolare in questa fase di emergenza, in questi mesi che abbiamo vissuto, hanno visto dirette streaming, conferenze stampa sui social. Era sì un modo per risolvere le problematiche legate alle misure anti-Covid e alla necessità di isolamento, ma forse in qualche momento c'è stata anche tra le righe la volontà o comunque il messaggio che in qualche modo si potesse fare a meno della stampa. Oggi l'utente ha un po', grazie alla rete, questo senso di onnipotenza, riesce a recuperare le notizie ovunque, le notizie girano attraverso le chat, i gruppi social. In chiusura, voglio chiedere a voi una riflessione proprio su questo tema. Personalmente credo che del giornalismo e del giornalismo di qualità ci sia oggi più che mai bisogno, ma naturalmente siamo di parte. Però vi chiedo, visto che un po' in tanti dicono, ma io non ho bisogno di nessuno, trovo tutto come voglio, ci sono le conferenze stampa in diretta social, che bisogno c'è di qualcuno che mi racconti quello che è successo? Io lo so già. Parto dal direttore Gentili. Ma
come diceva lei, di informazioni ne girano tantissime e si può immaginare che andando sul web si capisca come va il mondo. Ora, questo però, le cose non vanno così se si ha un'attenzione reale a quello che accade, perché lo abbiamo visto proprio in termini anche molto esemplari, direi, durante questa crisi del Covid, dove è esplosa l'informazione via web, quanto poi accanto a notizie vere, veritiere, si sono poi, come dire, allargate a macchia d'olio anche delle pseudonotizie o delle notizie assolutamente false. E quindi, diciamo, abbiamo dovuto rincorrere la verità per cercare di affermarla, e questa è un'operazione, ad esempio, molto difficile, cioè nel momento in cui viene lanciata una fake news e questa fake news dilaga su tutti i social media, poi cercare di arginare prima il problema e riportarlo alle sue reali e veritiere dimensioni è un'opera, diciamo, difficile, ci vuole tempo, ci vuole credibilità, ci vuole che il lettore anche sia su carta che sul web sia disponibile anche in qualche modo a essere intercettato da questa attenzione a focalizzare i temi, a non prescambiare la prima opinione per una verità rivelata, a uscire fuori dalla contesa mediatica che abbiamo visto molto forte, anche ideologica, che abbiamo visto impazzare un po' su tutte. Nel web, su tante anche collegamenti web. Prima ha detto bene Franco Massimo quando diceva che alcuni, per esempio, alcuni talk show si sono giovati, secondo me, del fatto di non avere, diciamo, in studio più, diciamo, un pubblico diviso, diciamo, tra applausi, da una parte o applausi, dall'altra. E quindi c'è stata la possibilità di soffermarsi un pochino di più sul contenuto dei problemi che vengono di volta in volta affrontati. È un'opera colossale, eh? Cioè, vuol dire, è difficile adesso poter immaginare che con la bacchetta magica riusciamo a ribaltare una situazione che si è incancrenita da troppi anni. Però ci sono, diciamo, i presupposti, sono stati almeno costruiti i presupposti per insistere sul terreno di un'informazione più credibile, uno sforzo più importante ancorato ai fatti, e quindi a raccontare questi fatti, ad evitare le contrapposizioni solo, diciamo, o ideologiche o comunque per polemica presa, per punto polemico preso, e quindi è uno sforzo di lunga durata, ma che alla fine però sta cominciando, si intravede, diciamo, ad essere premiato da un'opinione pubblica che è un pochino più attenta a scegliere l'informazione. Ci vorrebbe forse anche una sorta di educazione all'informazione, oltre che l'educazione civica, un'operazione un po' culturale anche, Massimo Franco. Ma intanto credo ci voglia un'autoeducazione da parte dei giornalisti, perché poi credo che se c'è questo calo di credibilità, la responsabilità sia molto nostra. Devo dire anche che in vicende come quella che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto in questi mesi, è venuto fuori in modo eclatante quanto in realtà noi giornalisti possiamo al massimo raccontare la verità del momento, ma poi è una verità in evoluzione continua, quindi la cosa difficile è riuscire a costruire una narrativa che abbia una coerenza e che non sia smentita dopo qualche giorno, dopo qualche ora. E credo anche però che la tentazione di fare a meno della stampa e dell'informazione in generale ci sia stata anche durante questa crisi. Io ho la sensazione che il potere, qualunque esso sia, non ami molto il controllo. Tanto più un potere che si definisce populista e tende magari a fare delle conferenze stampa nelle quali sia possibile non tanto avere domande vere, ma permettere risposte nelle quali in realtà prevale soltanto l'opinione del governo. Noi abbiamo assistito a conferenze stampa nelle quali se c'era qualche domanda che era un pochino, non dico pungente, ma critica,
la reazione fosse quasi di fastidio. Ecco, questo credo che dimostri quanto sia necessario in realtà che l'informazione funzioni. Funzioni nel senso che sia in grado di porre delle domande, di pretendere delle risposte, che il potere in generale, non solo politico, esita a dare perché non sempre la trasparenza ritiene che gli convenga, anzi a volte la ritiene un ostacolo. Grazie, grazie mille ai nostri ospiti Guido Gentili e a Massimo Franco per questa riflessione e per aver un po' approfondito anche i temi del Premio Estense che vi ricordo tornerà a settembre e ritroveremo anche Guido Gentili e Massimo Franco, spero a Ferrara ritirare Speriamo il di suo sì, eh. premio durante la cerimonia. Se non sarà possibile avere una cerimonia con il pubblico, certamente la racconteremo in maniera digitale in modo tale che ci possa essere la partecipazione e che sfruttiamo tutti i lati positivi che la tecnologia, insomma, ci sta mettendo in mano in questa fase e in questi anni. Saremo a settembre. Ci saremo a Bene. settembre. Benissimo, grazie ancora per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie.